Amici da casa, siamo con il notaio De Cesare, molto noto della nostra emittente televisiva, perché lui si dedica un po', non per hobby, ma secondo me per approfondimento, a quelle che sono un po' le tematiche nazionali ed internazionali, sia sociali che economiche. Buonasera, buonasera telespettatori. La mia passione, che è nata alcuni mesi fa, si è sviluppata alcuni mesi fa, non dal punto di vista professionale, ovviamente una passione civica, anche in base ai principi cattolici che vivo, di impegnarmi nel sociale, impegnarmi nella società in tutti quanti i suoi aspetti, per vedere un attimo le cose che non vanno bene e anche per denunciarle. Allora, partiamo dal primo argomento che in questi giorni ha tenuto banco, ossia il PD e le sue scissioni. Allora, il PD indubbiamente sta vivendo una fase di grossa tribolazione che, a seguito anche dell'esito vittorioso per noi che abbiamo sponsorizzato il no del referendum contro quel tentativo di stravolgere il dettato della nostra Carta Costituzionale, e quindi sta vivendo questo momento travagliato. Indubbiamente però noi, che dà luogo poi alla scissione, noi sentiamo che alcuni di loro vanno per i fatti loro fondando poi un nuovo gruppo, poi sta a vedere se è soltanto perché ogni gruppo parlamentare prende dei finanziamenti pubblici o è un fatto reale, e ci sono altri che preferiscono restare all'interno del partito e condurre la loro lotta all'interno del partito. Tutto questo è influenzato e influenza anche il destino della nazione per quanto riguarda la prossima tornata elettorale politica. Allora, da osservatore, questo Partito Democratico, quando è nato, aveva due anime, quelle democristiane e quelle del vecchio Partito Comunista. Io, che seguo la politica da anni, non l'ho mai vista come una vera fusione. In realtà i democratici sono sempre un gruppo non connesso con i vecchi del Partito Comunista. Questa è la mia idea. Sono perfettamente d'accordo, non si sono amalgamati tra di loro, ma purtroppo hanno dato origine a degli esponenti che hanno creato l'uomo partito, e questo è un loro grosso limite. E poi dobbiamo anche tenere presente che nella storia del PD noi ricorrentemente ci troviamo, anche quando prima PD non era Ulivo, era PC, esatto. Ci ritroviamo ricorrentemente che nel momento in cui sono al governo le loro fazioni interne, le loro lotte interne li portano a una debacle e a distruggere quello che sono riusciti a creare. Questo perché? E questo un po' per personalismi, ma in questo caso proprio perché loro, lasciando perdere che è un partito che non mi appartiene, loro tradiscono la loro mission, senza sottacere che le categorie classiche destra e sinistra non esistono più, però tradiscono la loro mission di essere di sinistra per cercare di pescare un po' a destra. Ma non è da dimenticare che, ad esempio, proprio il governo Renzi è un governo che è nato, ha preso le direttive, ha attuato tutte politiche economiche liberiste che sono andate contro quelli che erano i diritti dei cittadini e i diritti dei lavoratori. L'abbiamo visto ieri con lo sciopero dei tassisti a Roma, che è stato qualcosa di devastante. Io una cosa volevo cercare di capire: perché i tassisti si sono messi a manifestare sotto la sede del Partito Democratico? Questa è una cosa anomala rispetto al governo e rispetto alla prima manifestazione annunciata. Tanto anomala non è, perché gli attacchi, ma non voglio dire alla loro categoria, a quelle che si sogliono chiamare rendite di posizione, ma gli attacchi al loro pane quotidiano, al loro lavoro, sono venuti proprio da quella forza che invece dovrebbe tutelare il lavoro e i lavoratori, il che non è, e vengono passando per l'autorità per le garanzie, per la concorrenza, vengono poi dopo ribattate sul governo. E non dobbiamo dimenticare che i tassisti, e non sono loro in fermento, i tassisti hanno manifestato per mesi
anche con forme abbastanza forti, non voglio dire violente, perché la violenza è da condannare sempre e comunque, hanno manifestato in maniera forte anche in Francia, al fianco di altre categorie professionali, contro i tentativi attuati da Macron, che attualmente correrebbe anche per l'Eliseo. Quindi ci troviamo con una categoria che non è nel difendere i propri diritti, ha bloccato il lavoro. Questa è un'altra cosa però gravissima, perché i tassisti sono diventati uno strumento di sostituzione dell'auto privata. Quindi nel momento che si blocca un servizio pubblico, io credo che non sia stata troppa correttezza su questo argomento. Allora, lasciando perdere quelle che può essere l'autorità per la garanzia per i servizi, che è un po' intervenuta e richiedeva anche l'intervento del prefetto per precettare i tassisti, però noi dobbiamo tenere presente un aspetto che è fondamentale. Stiamo parlando di cittadini che rischiano di perdere il lavoro in nome di una assurda liberalizzazione. Il primo paese europeo che ha attuato queste liberalizzazioni in maniera dissennata è stata l'Olanda. Da quando hanno attuato la liberalizzazione, adesso ci vuole proprio dei tassisti oltre a altre categorie professionali, si è andate a discapito della qualità con un incremento dei costi per la cittadinanza. Allora, se questo è quello che si vuole, metterla, viviamo in una situazione di crisi enorme. Lei è favorevole ad una regolamentazione di questo lavoro dei tassisti e la loro difesa? Esatto. Allora, non si tratta di una difesa ad oltranza di difesa razionale. Non è quello. Ma e questo si ricollega anche alla sua osservazione delle manifestazioni sotto la sede del PD e sotto anche i palazzi del governo. Allora, i nostri governanti, in questo caso il PD, perché il governo è espressione del PD, a parte alcuni che lo sostengono, ma che scompariranno come falene alle prossime elezioni, che ci auguriamo vengano quanto prima, allora questi qui sono totalmente sordi rispetto a quelle che possono essere delle esigenze di persone che in una nazione dove il lavoro è una chimera, chi ha il lavoro, loro glielo vanno a togliere. Allora, per forza la manifestazione alla sede del PD. D'altra parte, il PD se la sta cantando e se la sta suonando al suo interno, ma sia il suo elettorato, sia i cittadini, si sentono totalmente strani rispetto a quelle diatribe interne loro. A noi non può interessare relativamente, perché poi, d'altra parte, anche quando all'epoca alle primarie uscì Renzi, ma Renzi espressione di chi è? Le ricorderà bene che si pagavano i 2 euro per votare, e oltre i cinesi che andarono a votare all'epoca, andarono a votare tantissimi elettori simpatizzanti di altre aree politiche, andarono a votare semplicemente perché lo vedevano come il nuovo che poteva portare una ventata di freschezza e scardinare tutta la parte istantanea. In realtà lui ha fatto un gravissimo errore, era partito per rottamare, ma i rottamatori stanno cercando di rottamarlo. Sembra una cosa strana, ma in realtà viviamo un momento particolarissimo, un partito che guida la nazione. Allora, io non ritengo che questo sia l'errore di Renzi, l'errore era proprio la rottamazione, perché rottamare delle persone di per sé è ignobile. Allora si può avere un'idea diversa, si portano avanti azioni e idee diverse, purché siano proprie e non dettate dall'estero da potentati economici. L'ha detto lo stesso Emiliano, che il PD è il partito dei petrolieri, delle banche e delle assicurazioni. Come vede Emiliano come candidato alternativo? E Emiliano stamattina ancora non aveva deciso che cosa fare, si candida, ha cambiato in un giorno 3 volte opinione. Sembra che si candidi alle primarie contro Renzi. Certamente non sarà il candidato, ma io avrei preferito Boccia personalmente, perché come persona, anche come, diciamo, come tratto, mi sembra una persona un po' diversa, ma è un fatto mio, ripeto, non è un partito che mi appartiene. Io mi auguro che la si finisca di accentrare tutta quanta l'economia e la politica italiana su quelle che sono le diatribe del PD. Allora, il referendum è stato chiaro. Renzi ha detto: non pensavo che non pensavo di essere così odiato. Per il referendum non si è trattato di odio nei suoi confronti, assolutamente.
adesso, nel momento in cui ci saranno le primarie nel PD, effettivamente è una, uno scontro sulle persone, oltre che sui programmi. A quel punto lui, che tra virgolette si è messo in gioco, dovrebbe, secondo i suoi assunti precedenti, accettare quelli che sono i risultati delle regole del gioco. Perché ricorderemo bene tutti quanti che lui all'epoca, quando si trattava delle varie riforme, sia l'Italicum, sia il referendum, sia il Jobs Act, lui ha sempre detto: io ci metto la faccia, se perdo io mi ritiro proprio dalla politica. Allora, la faccia, la Corte Costituzionale l'ha sbugiardato su tante cose, i cittadini ancora di più, la politica è ancora lì che giostra, anche mettendo le pedine all'epoca nel governo Gentiloni, e alla fine chi ne paga lo scotto siamo sempre noi italiani, perché siamo fermi come azione politica e siamo fermi come azione economica, e l'Europa adesso ci farà piangere. Bene, allora, un PD sconquassato in questo momento, sì, un centrodestra che non ha la forza di ricompattarsi, a questo punto non è che stiamo aprendo le autostrade a Grillo e al Movimento 5 Stelle? Allora, probabilmente sì, da quelli che sono anche le proiezioni, probabilmente sì, ma io non lo vedo come un fatto negativo, perché il 5 Stelle, e io non sono 5 Stelle, il 5 Stelle è nato come movimento, e come dicevo all'epoca anche in occasione dell'esito delle consultazioni amministrative a Napoli, i 5 Stelle ci hanno indicato un metodo, una strada, che è quella del coinvolgimento dei cittadini anche nel proporsi a ricoprire cariche amministrative o cariche politiche di governo. Allora, che i 5 Stelle possano proporre o possano servire da viatico per tanti cittadini a impegnarsi in politica e a svolgere la loro azione a favore della collettività, ben venga. Così, questa sarebbe la rottamazione vera, non diciamo buttando via quelli che sono persone valide, ma proponendo persone che hanno una mentalità diversa, mentalità più moderna, senza per questo dover stravolgere tutto, sia come persone sia come tessuto sociale italiano. Noi abbiamo distrutto il tessuto sociale italiano e lo dimostrano gli scontri di ieri. Questo sono di una gravità che è assurda. Io ho visto delle immagini che sono vergognose. Io vorrei che in Italia la finissimo con questi scontri, perché si può sempre dialogare su tutto e con tutti. Questa deve essere proprio la regola fondamentale del buon comune. Il dialogo è fondamentale, però bisogna anche cogliere, difatti in una intervista precedente io sollecitavo i sociologi a intervenire prima dei politici, perché se questa politica è sorda rispetto alla nostra società attuale, allora prima forse ci vuole un ragionamento sociologico e poi dopo politico. La crisi, lo specchio della crisi è anche dato da una notizia che abbiamo letto sui giornali l'altro giorno, di dei genitori coniugi che a Rovigo, aiutati dai servizi sociali, aiutati dalla Caritas, per comprare il latte per la bambina, hanno impegnato le loro fedi. Il parroco si è impegnato, ha fatto una raccolta di fondi e voleva andare a disimpegnare. Queste fedi erano già state fuse, per cui le ha comprate lui personalmente con questa colletta. E allora, se questi sono i problemi, il politico deve farsene carico, deve rendersi conto, perché la situazione può diventare, e nessuno ovviamente auspica che diventi così, ma la situazione può diventare esplosiva. E io parlavo di Rovigo, non di Napoli, dove endemicamente siamo abituati, come ha detto anche De Magistris alla riunione di Sinistra Indipendente, ha detto: facciamo la fame, la gente fa la fame. Questo non è bello, comunque, perché una città che potrebbe veramente creare lavoro, creare occupazione, vedere i nostri giovani che non stanno all'estero ma stare qui ed essere parte attiva di una società coerente. Ma su questo siamo d'accordo, ma allora a maggior ragione uno si pone l'interrogativo:
Ma se ci sono queste emergenze, lavoro, i giovani, gli anziani, di tutto e di più, economici, la crisi economica con l'Europa che ormai ci sta col fiato sul collo, che motivo c'è, che urgenza c'è perché il Parlamento venga impegnato nel discutere proposte di legge o sull'eutanasia o sulla donazione di embrioni anche per fini di ricerca e di studio e di gameti con la fecondazione eterologa, ovvero per i gender? Questi non fanno crescere né l'economia né aiutano la popolazione a stare meglio. Ma io credo che, io ho avuto il piacere di avvistare varie volte l'attuale Presidente del Consiglio, lo ritengo una persona molto equilibrata e secondo me deve lavorare su un'agenda già predisposta. Questo è un altro dei problemi di una Presidenza del Consiglio intervenuta da un momento all'altro, perché generalmente un Presidente del Consiglio prepara un suo piano di governo, invece lui deve lavorare tra quello che vorrebbe fare e quello che è già stato pianificato. Ma non è solo questo, perché non sono soltanto le emergenze e uno si trova a salire su un vagone già in corsa, per cui ci sono quegli adempimenti che debbono, ai quali bisogna adempiere. Ma io quando mi riferivo all'eutanasia, non dimentichiamoci che il governo, parlo di quello in carica adesso, all'epoca insisteva per porlo in discussione in aula il 30 di gennaio, poi dopo con una richiesta anche in commissione di maggiore approfondimento, con un movimento da parte di tutti quante le componenti, non soltanto cattoliche ma scientifiche in genere, si è riuscita ad avere altre 3 settimane, e questo certamente non è che il governo era con le mani legate, il governo ha insistito e allora hanno anche loro responsabilità. Io non escludo le responsabilità, io però generalmente sono abituato a vedere le persone sui fatti, quindi analizzando i fatti io credo che giustamente, come riferiva lei prima, bisogna fare precedenza al lavoro. In queste ore Almaviva c'ha un'assemblea, mi auguro che non faccia lo stesso errore fatto a Roma, non accettiamo nulla, non vogliamo trattare con nessuno, alla fine sono scattati i licenziamenti. Napoli non si può permettere il lusso di perdere questi posti di lavoro. Assolutamente no, ma allora il soltanto il Santo Padre ci sta richiamando i politici e tutti quanti noi più volte, reiteratamente, su quello che è l'uomo e la dignità dell'uomo. Quando togli il lavoro hai tolto dignità all'uomo e arriva la disperazione, arriva il malcontento che può sfociare anche in movimenti di piazza come è successo ieri. Allora abbiamo visto questi argomenti. Tra gli argomenti che salgono subito alla ribalta c'è l'INPS con il suo buco. Cosa ne pensa di questa situazione? Il discorso è sempre questo. All'epoca con la fusione che c'è stata con l'INPDAP e vari buchi, ma purtroppo questo buco dell'INPS, oltre l'INPDAP, questo buco dell'INPS è anche originato da politiche dissennate. E ritorniamo al discorso sociale e sociologico. Se c'è una crisi economica, la crisi colpisce tutti quanti, ovviamente colpisce anche la capacità contributiva, e questo è pacifico. Se i giovani hanno un lavoro precario quando ce l'hanno, saltuario, sottopagato, non riescono a mettere un soldo da parte, non riescono a pagare la loro pensione e la nostra per quando sarà. Oltretutto teniamo presente i giochetti che sono stati fatti nel tempo per salvare esteticamente i conti dell'INPS, che giochetti che poi dopo ovviamente tutti nudi vengono al pettine. Tra le altre cose si è fatto all'epoca anche con l'INPS, ma anche con l'INPDAP, si è fatto il programma di dismissioni che hanno portato un movimento di cassa e magari degli introiti, ma che non erano sperati. Con la crisi economica, nel momento in cui il valore degli immobili è sceso in maniera esponenziale, è ovvio che questi giochetti non si possono più fare.
Bene, qua si parla sempre di giochetti, però c'è una situazione che bisogna tenere presente. L'INPS praticamente, oltre a pagare le pensioni, deve pagare l'assistenza sociale, che è un costo enorme. De Luca, in un suo intervento ha detto che ci sono 200.000 persone in Campania che entro dicembre dovrebbero cessare gli ammortizzatori sociali. E si immagini il dramma di 200.000 famiglie in queste condizioni. Secondo lei, tutte queste non soluzioni, che cosa? Ma l'intervento a un certo punto bisognerà studiare, perché io credo che rimandare assolutamente, non sia la soluzione a questo punto. Assolutamente, bisogna. Allora, lo Stato di per sé, dal punto di vista di quello che è welfare, ha abdicato da anni. L'ha lasciato un po' al volontariato, un po' alle varie associazioni, anche cattoliche, che sono in prima fila, e poi dopo ha abdicato sotto questo aspetto. Adesso, per quanto riguarda tutta quanta l'assistenza, anche alle fasce di popolazione più disagiate, bisogna un attimo ripensare. Ma se i flussi di cassa, se gli introiti sono bassi, è ovvio che la coperta è corta. Ecco. Ma d'altra parte, all'epoca forse potevano anche pensare per riappianare i buchi, di fare una patrimoniale. Oggi la patrimoniale non è più credibile, ma per un motivo molto semplice, perché nel momento in cui, con questa forte crisi economica e con i provvedimenti che sono stati via via attuati, si è ampliata la forbice tra estremamente poveri e estremamente ricchi. Una patrimoniale che normalmente, fisiologicamente, avrebbe inciso soprattutto in maniera, diciamo, spalmata sul ceto medio, nel momento in cui il ceto medio è distrutto ed è quasi scomparso, a chi va a colpire? Il grandissimo patrimonio? Non è credibile. Io credo poi, tra le altre cose, che tutti questi provvedimenti abbiano allontanato le persone dalla voglia di comprare la casa. E questa è una delle cose che secondo me hanno creato un meccanismo così cattivo, che non acquistando più la casa, non spingendo i giovani al matrimonio, a creare delle famiglie, a far girare il mattone, come dicevano volte, il vecchio Agnelli, e quindi creare redditività, alla fine tutto questo si ribalta sulla società attuale. Assolutamente sì, anche perché il settore dell'edilizia è l'anticiclico per eccellenza. Il problema dell'eccessiva tassazione della casa, domesticamente dobbiamo risolverlo, perché, tra le altre cose, la Comunità Europea, che ci sta con il fiato sul collo e per la manovra di aggiustamento e per il prossimo DPF, chiede di aumentare ancora la tassazione sulla casa. E non dimentichiamoci che anni addietro la Spagna, che adesso ha un PIL che sta viaggiando bene, la Spagna ricevette delle bacchettate dall'Europa, perché invece di eseguire i suoi ordini abbassò quella che era l'IVA sulle costruzioni, e si beccò delle bacchettate da parte dell'Europa. Però la Spagna sta andando bene, noi invece l'andiamo. Ci vuole un po' di coraggio, come sempre purtroppo dall'Europa ci arrivano sempre emendamenti strani che noi non siamo in grado di digerire. La realtà è questa: noi possiamo uscire dall'Europa, però dovremmo far sentire la nostra voce, avete più forza. Allora, ma la nostra voce noi la facciamo sentire con argomenti validi, non semplicemente con degli slogan. Assolutamente. Quando abbiamo avuto l'opportunità di farla sentire, e farla sentire bene, di esercitare i nostri poteri, il potere dato all'epoca dal 40% che aveva preso Renzi in Europa, col semestre di presidenza europea, abbiamo nominato Mogherini, che ha fatto subito le sanzioni alla Russia. Un altro gravissimo errore. I danni chi li ha subiti? Noi, più degli altri. Quindi c'è tutta una situazione internazionale che sempre, io la vedo instabile, perché non c'è una volontà comune di risolvere i problemi. Mi sembra che tutti delegano agli altri, ma nessuno prenda il proprio ambito e lo porti in qualcosa di concreto. Ma assolutamente, e anche la presa di posizione di ieri del presidente Tajani è stata una presa di posizione nei confronti di Trump, che ha nominato il nuovo ambasciatore
nell'Europa e che ha detto persona non gradita, lui, ma è tutta una guerra economica che è sotto, tutta una guerra economica, perché Trump sta prediligendo i rapporti bilaterali rispetto ai trattati, esatto. Ma viva Dio è stato abbandonato il TTP, che il TTP era devastante per tutti quanti, già c'è il trattato col Canada che è quello che è. Ma io vedo lo scenario che si evolve di giorno in giorno e noi lo seguiremo con attenzione, però so che lei ha pubblicato un video, ce ne vuole parlare? Sì, io allora io mi diletto più o meno ad autoprodurre dei video quando possibile, quando ritenuto necessario, anche per motivi di urgenza, perché magari sì, non c'è la disponibilità di poter effettuare in tempi brevi una registrazione, e che poi dopo diffondo su tutti i social, il primo YouTube, poi Instagram e via, via discorrendo. Questo era un video data proprio l'emergenza per quanto riguarda l'eutanasia che era stata calendarizzata in aula. Allora, questa era un'emergenza per cui ho fatto questo, e questo perché di per sé è devastante rispetto a tutti gli studi che sono stati effettuati ma da anni nel Comitato Nazionale di Bioetica, rispetto a quelle si passava un colpo di spugna. Si passa un colpo di spugna dicendo che idratazione e alimentazione forzata sono delle pratiche terapeutiche e non dei presidi vitali, negando il diritto di obiezione di coscienza al medico che è tenuto a osservare quelle che sono disposizioni del paziente e non già delle dichiarazioni anticipate dove esprimeva il proprio orientamento secondo il disegno di legge primo firmatario il senatore Calabrò, dove è previsto che l'eutanasia si possa applicare anche ai minori e anche ai soggetti non capaci. E questo è tutto quanto devastante. È uscito un articolo dove in Olanda una signora malata di Alzheimer, malata terminale di Alzheimer, supplicava il medico di non applicarle l'eutanasia, contrariamente a quello che era stato il suo intendimento pregresso. Il medico le ha fatto la siringa. Che assurdo, perché se c'è una volontà contraria del paziente, almeno che non viviamo in una dittatura. Allora noi arriviamo che il medico, invece di svolgere la sua missione, perché ripeto è obbligato a rispettare le decisioni del paziente, il medico invece di svolgere la sua funzione, perché non potendo esercitare il diritto di obiezione di coscienza, il medico diventa il boia di Stato, poiché è dipendente statale, quindi è lo Stato che ti leva la vita. Ma allora ci dobbiamo interrogare, la vita è nostra, ci appartiene o no? Spero di sì, insomma, lei mi sconcerta con questo dichiarazione. No, perché mi immagino il dolore che possa provare una persona che sta male, che decide di combattere il male e non applicare l'eutanasia. Ma il discorso è molto, molto più profondo, perché noi andiamo a discutere spesso, ci troviamo a discutere della qualità della vita. Spostiamo il discorso su un altro aspetto, non sul diritto alla vita, non sulla qualità della vita, ma sulla dignità della vita e della morte. Come posso io decidere che un soggetto portatore di handicap più o meno grave non abbia dignità di vivere e la vita mia sia l'unica che è dignitosa, quell'altra non ha dignità e non ha il diritto di esistere? Lei come al solito tratta argomenti così delicati che i nostri tempi stretti non ci consentono. Anzi, io la pregherei solo una cosa: la prossima volta che abbiamo il piacere di averla qui in studio, di focalizzarsi su un argomento. Questo è un argomento che va approfondito, casomai invitiamo anche qualche medico, vediamo un attimo, ho degli esperti, perché ritengo che i suoi studi e il suo modo di concepire certi rapporti vanno approfonditi. Ma perché qua teniamo veramente, io temo che queste cose possano verificarsi. Sì, ma difatti io voglio che tutti quanti ci rendiamo conto, svisceriamo questi argomenti, perché per capire anche che cosa ci si sta parando contro, così come, giusto, non voglio rubare poi eccessivo tempo, siamo in chiusura. Giusto, ci sta anche l'aspetto della donazione eterologa. Allora, è
diciamo, in un testo dove si prevedono i diritti del nato, quindi quando diventa maggiorenne di conoscere o meno il genitore biologico, tutte queste cose, si ammacchia la donazione eterologa di gameti e di embrioni. L'embrione è vita. Per la ricerca scientifica, dopodiché, dopo un certo periodo, vengono buttati. Se noi facciamo un attimo, tiriamo un fil rouge, allora la ricerca scientifica chi la fa? Chi la finanzia? Perché la donazione deve essere totalmente gratuita e vietato il pagamento. E questo è pacifico, ci mancherebbe che pure queste cose si pagassero. Ma la ricerca scientifica poi dopo che cosa porta? Porta brevetti, porta medicinali. E allora questa la dice lunga su tutto quanto l'excursus e tutti i provvedimenti in genere, che sono provvedimenti come, rifacendoci al discorso che faceva Emiliano, sia pure in altra sede. Allora, io voglio salutare, io sono in sostituzione di Gigi Mercogliano, che in questo momento è influenzato, quindi gli mandiamo gli auguri di pronta guarigione e la prossima volta la rimessi. Devo dire che la statura professionale non ne risente, la statura di Gigi è un po' diversa. Prende un po' più di spazio. D'accordo, grazie di tutto notaio, grazie a voi da casa. Un caro saluto a tutti i telespettatori.